Cari amici, eccoci. Spero tutto bene. Volevo dirvi una cosa. Vi rendete conto che non ho mai proposto qua sul canale una ricetta della torta di mele? Cioè, io che sono trentino poi mi vergogno. Però oggi arrivo con la ricetta della torta di mele di casa mia, l'ho intitolata, perché è proprio una torta che faccio da un sacco di tempo e che io vi giuro non ho mai trovato. Cioè, perché la faccio da così tanto tempo? Perché non ho mai trovato una torta di mele più buona di questa qua. Cioè, io con estrema umiltà lo dico. E soprattutto non vi conquista solamente il gusto, ma vi conquista anche la preparazione, perché è veramente facile. Colpo di frullatore, tac tac, e la torta è fatta. Ma riesco a parlare oggi. Comunque, voglio farvi questo preavviso, ossia, adesso noterete che gli ingredienti non sono tanti, però la quantità è bella massiccia di ogni singolo ingrediente. Sapete perché? Perché io ho deciso di farla, io quando la faccio, metto in una tortiera da 30 x 40 cm. Non siete obbligati a farlo, io lo faccio perché siamo in tanti, perché è troppo buona e quindi si finisce comunque in fretta. Volendo però la potreste anche congelare, basterà tagliarla a fette, di ogni singola fetta la congelate e poi quando avrete voglia di torta di mele basterà tirarla fuori dal congelatore e metterla magari in microonde e farla scongelare a temperatura ambiente. Se invece volete fare la classica tortiera da 24-26 cm basta che dimezziate le dosi e comunque il convertitore è sempre presente sul blog. Partiamo con le uova, 6 in questo caso, ovviamente se fate una tortiera classica vanno benissimo 3. Scorza di limone che gli darà un profumo meraviglioso. Zucchero, poi lo zucchero lo sapete che una parte lo uso per rimuovere molto bene gli oli essenziali dalla grattugia. Pizzico di sale e cominciamo a dare una bella mixata. Per 30 secondi, non serve tanto. Aggiungiamo poi latte, cannella per dare appunto quella nota aromatica con le mele. E olio di semi, ancora 30 secondi. Infine, due vasetti di yogurt, quindi 125, 125, 250 grammi in totale, ovviamente se fate una bella tegliona. Farina, io ho scelto per mio gusto la farina di tipo 1 perché mi piace dare un po' più di rusticità a questa torta, quindi non è una farina completamente raffinata. Aggiungiamo anche le due bustine di lievito alla farina che mescoliamo assieme e diamo un'altra sbattuta a questi ingredienti per 30 secondi. Versiamo, come vi ho già detto, l'impasto in una teglia oleata con carta forno, prima però imburrata, dalle misure di 40 x 30 cm circa, o se dimezzate la quantità da 24 o 26 cm insomma di diametro, e poi ci mettiamo sopra le mele. Le mele, io lo sapete che scelgo sempre le renette perché io le adoro per le preparazioni, soprattutto è proprio la mela adatta per la cottura, ve l'ho già detto più di una volta. Comunque se volete potete anche usare la classica Golden Delicious, ovviamente prima le peliamo, le detorsoliamo, poi le tagliamo a fettine e le disponiamo sulla torta, cioè proprio io faccio 4 file, ok? Più mele ci stanno meglio è, più la torta è buona, più è umida. Un passaggio, ascoltatemi bene, non è superfluo questo passaggio, per avere una crosticina molto invitante in superficie, zucchero di canna e proprio così, un pochettino sulla superficie. Adesso andiamo in forno. Ovviamente, essendo una tortiera bella grande, io la cuocio per un'ora a 180 gradi, modalità statica, proprio nella parte centrale del forno. Se invece avete la tortiera più piccola, io starei attorno ai 45-50 minuti. Insomma, poi vedete voi, fate la prova a stecchino. Adesso l'assaggio. Proviamo, eh. È lei. Profumatissima, soffice, melosa. La potrei definire anche mele alla torta, non solo torta di mele, perché è proprio la mela qua. Bene, io vi ringrazio come al solito per aver visto questo video. Mi raccomando, farla questa torta qua perché rimarrete estasiati. La colazione del weekend perfetta, ma anche della settimana. Andrete al lavoro più volentieri. Noi ci vediamo su Instagram per altre ricette, le stories, eccetera, eccetera, eccetera. Ringrazio come al solito Melinda anche per aver collaborato in questo video con la Renetta DOP. Altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E qua sotto invece c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta. Ci vediamo al prossimo video. A presto.